Ok, benissimo. Allora, buongiorno, è il 6 di aprile, siamo alla quarta lezione di questo modulo di storia, di antropologia e storia delle religioni e dobbiamo allora concludere abbastanza celermente la lettura delle pagine di Fabietti. Stavamo introducendo alcune cose sul pensiero mitico, no? Siamo sempre nel quadro delle riflessioni sul pensiero. Sui sistemi di pensiero, diciamo, visto come il pensiero simbolico si possa articolare in diverse forme, diciamo, e quindi il pensiero mitico ha questa dimensione narrativa fondamentale, essenziale per gli esseri umani, che prescinde di fatto la categoria di religione, insomma, o che è più ampio della categoria di religione come potremmo pensarla così canonicamente. Il pensiero quindi simbolico si costituisce in diversi filoni e il pensiero mitico è proprio quella parte del pensiero simbolico dentro i sistemi di pensiero che si occupa di raccontare in modo particolare l'origine del mondo, quindi come cosmogonia, l'origine o l'organizzazione politica della gerarchia che controlla il mondo, quindi come teogonia, e oppure di parlare di un tempo passato prima del tempo. E dicevamo come questo spazio prima del tempo, questo tempo che precede il tempo ordinario, è uno spazio in cui sono avvenuti eventi che sono fondamentali per la realtà quotidiana, sono di fatto costitutivi o appunto fondativi della realtà quotidiana. Se pensiamo appunto anche le grandi religioni appunto incorporano pensiero mitico in questo senso, la narrazione della Genesi funziona in questo modo, con per esempio la fondazione della mortalità umana, la fondazione dell'impossibilità degli esseri umani di sopravvivere senza una partecipazione attiva nel lavoro o alla sofferenza che in questa fase invece mitica non c'era e che è andata perduta per diverse ragioni, insomma, ne vedremo diversi esempi. Quello che si perde normalmente nel passaggio dal mito alla storia, diciamo, dal mito al presente, diciamo, è soprattutto, abbiamo detto, una sorta di unità originaria. E tutti quanti i miti prevedono che c'era una specie di unità originaria, fondativa, che poi si frammenta in maschile e femminile, giorno, notte, terra, acqua, c'è tutta una serie di opposizioni che istituiscono la forma del reale come la conosciamo oggi. Una delle contrapposizioni più tipiche è quella tra umano e non umano, anche questa all'epoca gestita armonicamente e poi perduta per qualche storia particolare, per qualche evento particolare. Poi vedremo quando leggeremo la sintesi di Angelo Brelich sulla storia delle religioni. Ci sono alcune figure caratteristiche, insomma, in questa produzione mitica, e una delle figure più tipiche è il trickster. The trick in inglese vuol dire proprio scherzare o fare uno scherzetto, no? Trick or treat è proprio dolcetto scherzetto a Halloween, a trick. Quindi il trickster è un imbroglione, un briccone, che molto spesso però ha una funzione centrale nelle narrazioni, nei miti. In modo particolare, molto spesso si rivela essere un collaboratore, anche inconsapevole o maldestro, della divinità nella creazione del mondo e in parte giustifica, no, quella quota di irragionevolezza, di mancanza di ordine che comunque il cosmos prevede. Insomma, molto spesso è responsabile. Ma poi vedremo altri personaggi, insomma, che sono tipici delle narrazioni mitologiche, come l'eroe culturale, insomma, il signore degli animali, sono diverse figure che si ripresentano, insomma, nelle narrazioni mitologiche. Però era importante introdurre
questo aspetto, come dire, questo aspetto strutturato, ecco, insomma, perché è una delle cose che più ha attratto rapidamente gli studiosi, fino appunto a giungere alle riflessioni sulle funzioni del mito che ha portato avanti Claude Lévi-Strauss nel corso degli anni 60, in una delle sintesi più importanti. Comunque, vedendo rapidamente, Fabietti si limita, diciamo, a individuare tre fasi, tre forme delle letture che sono state date del mito. La prima a cui fa riferimento è quella di Malinowski. Che secondo cui, insomma, abbiamo già parlato di Malinowski, insomma, con il suo pragmatismo operativo, insomma, no? Aveva una concezione pratico-operativa della cultura e pensava che il mito fosse una specie di autorizzazione a compiere certi riti, la giustificazione dell'ordine esistente, che è sicuramente uno degli aspetti fondamentali, cioè il mito è una specie di certificazione di quello che è. Senza avere la pretesa di spiegare nel senso con cui lo intendiamo noi, cioè di attribuire la responsabilità o la causa. È successo questo e da allora in poi le cose sono andate in questo modo. Questa è un po' la lettura che ne dà Malinowski, ma in realtà c'è tutto un altro filone che aveva insistito molto su questa natura sistemica, ecco, del pensiero mitico. Cioè sembra evidente che molte mitologie del mondo si somiglino o ricalchino temi secondo strutture, secondo una specie di modulistica già predisposta. Ora, da dove viene questo fatto che gli esseri umani sembrano raccontarsi molto spesso la stessa storia o storie che sono collegate in modo strutturale per opposizione, per combinazione o per trasformazione di alcuni elementi, diciamo, insomma, no? Allora, uno dei tentativi più chiari di riflettere su questo è stato fatto da Radcliffe Brown. Alfred Radcliffe Brown è stato un grande antropologo britannico della prima metà del Novecento e è considerato appunto uno dei padri della riflessione dell'antropologia sociale britannica. Ora, normalmente gli antropologi sociali britannici sono appunto riconoscibili per questa loro matter of fact, per questa loro tensione quasi empirica a studiare l'organizzazione sociale. Ma Radcliffe Brown aveva fatto anche dei lavori di tipo comparativo e analizzando alcuni miti nordamericani con alcuni miti di popolazioni aborigene australiane, aveva individuato appunto in due gruppi che sono sicuramente che non hanno comunicato, no? Non, in tempi storici per poter diffondere un'idea, perché una delle spiegazioni sulle similarità dei miti nel mondo potrebbe anche essere quella della diffusione, cioè una storia che nasce e che poi comincia a circolare in un'area sempre più vasta, no? Quindi continuando a riaffiorare in contesti diversi e sicuramente per quanto riguarda alcune aree culturali o geografiche, questo è sicuramente vero, cioè ci sappiamo che ci sono, diciamo, addirittura cicli mitici che ricompaiono in forme appunto mutate, ma strutturalmente in ampie aree geografiche. Per esempio, ho lavorato nei Balcani e so che ci sono dei racconti o mitici o comunque leggendari, insomma, non necessariamente legati alla fondazione, diciamo, in senso mitopoietico, religioso, ma miti che circolano in tutti i Balcani con alcune varianti e ogni popolazione, ogni nazione è convinta di essere la tenutaria della versione originaria, no? E gli altri avrebbero copiato. In realtà probabilmente sono miti che circolano chissà da quando,
In ogni contesto si sono sedimentate in alcune forme specifiche che sono contemporaneamente peculiari, cioè riconoscibili in quanto tali, ma anche collegate agli altri della rete. Però nel caso ovviamente degli indiani nordamericani, dei nativi nordamericani e degli aborigeni australiani, non possiamo presupporre che ci fosse stato questo tipo di diffusione. E allora Radcliffe Brown si accorge che ci sono dei racconti mitici in cui ci sono come protagonisti coppie di animali che hanno, sembrerebbero avere la stessa funzione sia in Nord America che in Sud America. Allora, per esempio, falco e corvo tra, e cornacchia, scusate, falco e cornacchia tra gli aborigeni australiani, invece aquila e corvo tra i nativi del Nord America. Ok? Sembrano lavorare in coppia, poi ognuno di loro, cioè ognuna di queste coppie, sembra avere un suo rispecchiamento nella struttura sociale. Per esempio, la società che racconta questi miti è divisa in due metà. Per chi ha fatto l'esame di antropologia culturale, sappiamo che le metà è un raggruppamento di parentela, molto spesso esogamica, cioè è un gruppo che pretende che si vada a cercare il partner nell'altra metà, ok? E che quindi ci sarebbe la metà della cornacchia e la metà del falco tra gli australiani, invece c'è la metà dell'aquila e la metà del corvo tra i nativi dell'America, insomma. E queste relazioni, secondo Radcliffe Brown, dipendono appunto non da una diffusione di ordine storico, ma piuttosto dall'emergere di un modello strutturale che è uguale in tutti e due i gruppi. Qual è questo modello strutturale? È un modello appunto di ordine logico-retorico. Perché dice Radcliffe Brown, allora, queste coppie di animali sono combinate secondo due modalità, cioè da una parte c'è l'opposto, cioè hanno dei tratti culturali che sono dei tratti, diciamo, di comportamento che sono uno l'opposto dell'altro, e dall'altra parte sono anche antagonisti, magari cioè competono per alcune risorse o si distribuiscono le risorse in maniera complementare, di distribuzione complementare. Per esempio, pur rientrando tutte nella categoria uccelli mangiatori di carne, la prima specie di ogni coppia caccia, mentre la seconda ripulisce, cioè il falco da una parte, no? E l'aquila sono predatori, invece la cornacchia e il corvo sono, con una brutta parola, uccelli becchini, insomma, no? Che si nutrono di animali defunti, di carogne sostanzialmente, no? Ecco, questa potrebbe essere un'opposizione di questo tipo, no? L'idea di opponente mette invece in risalto la loro relazione complementare. Le due specie sono tra loro rivali, o in rapporto di opposizione complementare, sostanzialmente. E la contrapposizione non è particolarmente interessante in quanto tale, quella tra opposto e opponente. Quello che ci interessa è che Radcliffe Brown coglie un punto essenziale, cioè che è possibile studiare i miti a livello comparativo, quindi prendendo addirittura due gruppi sicuramente non soggetti a contatti in epoca storica, che producono narrazioni che sono comparabili su questo piano della struttura del racconto, vedete, non tanto del contenuto, ma proprio sulla forma, cioè una relazione che c'è in un racconto, contrapposizione tra mangiatori di carne procurata, mangiatori di carne, diciamo, raccolta già morta. È la stessa in due popolazioni così lontane, è come se ci fosse una specie di intenzione del pensiero, di sintesi
spinta a pensare quel racconto perché c'è un'organizzazione più del pensiero che non del reale che è in grado di cogliere quella connessione. Ok? E torniamo appunto alla natura simbolica dei sistemi di pensiero. Abbiamo detto che il modo in cui gli esseri umani pensano è radicalmente simbolico, cioè le metafore della vita quotidiana, le cose che abbiamo detto nelle lezioni precedenti, cioè il nostro modo di pensare è fondamentalmente organizzato attorno a relazioni che il nostro cervello riconosce nel reale e che tende a enfatizzare, a riconoscere sempre, indipendentemente da dove si trovino. Chi è che porta a sistema questa riflessione? Cioè, potrebbe essere che la funzione del pensiero mitico non sia tanto quella di ordine, che ne so, morale, o cognitivo anche, insomma, diciamo, empirico di conoscenza della realtà o morale di istituzione di una serie di valori, ma sia soprattutto la capacità di individuare alcune connessioni del pensiero stesso. C'è una sorta di capacità di guardare a se stesso e ai suoi meccanismi di funzionamento. Questo sostanzialmente è il modo in cui il pensiero mitico e le grandi raccolte mitologiche vengono analizzate da Claude Lévi-Strauss in una quadrilogia, appunto, dedicata proprio alla mitologica, Mythologique, che uscì negli anni 60, in una serie di pubblicazioni che partivano proprio dall'analisi di alcuni miti specifici del Nord America o del Sud America, e poi attraverso una serie di combinazioni, trasformazioni, mutazioni speculari, riusciva a ripercorrere tutto il continente americano. I volumi si chiamano Il crudo e il cotto, dal miele alle ceneri, l'origine delle buone maniere e l'ultimo, l'uomo nudo, pubblicati tra il 1964 e il 1970 e pubblicati e poi tradotti in italiano quasi in contemporanea, a breve distanza di anni. Quindi vedete già i temi, il crudo e il cotto, è una contrapposizione di base che secondo Lévi-Strauss ricalca, come tutte le altre, la contrapposizione di fondo, che è quella tra la vita e la morte. Che cosa farebbe quindi il racconto mitico? Prende una contrapposizione e individua una qualche forma di mediatore simbolico. Un evento che possa, per esempio, raccontarci la cottura dei cibi come un rapporto tra vita e morte, così come il crudo sta al cotto. Ma se c'è il crudo, dice Lévi-Strauss, c'è il più che crudo, ciò che è elaborato ma non dall'uomo, il miele. E così c'è il più che cotto, ciò che è processato dagli uomini ma al punto da essere ingestibile, il bruciato, dal miele alle ceneri. Vedete? Il crudo e il cotto si traduce in una estremizzazione come rapporto tra miele e ceneri. E dentro il crudo e il cotto ci saranno i cacciatori che hanno ucciso l'animale e i contadini che invece raccolgono i vegetali, i cereali, quel che sia. Cioè, vedete un rapporto tra cacciatori e agricoltori. E all'interno dei cacciatori ci saranno
cacciatori, appunto, maschi che cacciano le prede lontano dal villaggio e cacciatori femmine, cioè le donne che raccolgono appunto dei beni vegetali nei pressi del villaggio. Ci saranno i gruppi che cacciano in montagna, quelli che cacciano al mare, cioè tutto questo proliferare di opposizioni configura una specie di esercizio libero del pensiero. Il pensiero si disinteressa, il pensiero mitologico, si disinteressa delle costrizioni e della realtà empirica. Per questo nelle narrazioni mitologiche i personaggi possono superare il tempo, non hanno problemi a interagire con il tempo e lo spazio come se fossero malleabili, flessibili, proprio perché non vivono secondo quelle costruzioni, così come il pensiero umano non vive limitato da costruzioni, pensa il pensabile. Quindi il lavoro di Lévi-Strauss è stato un lavoro incredibile, perché ha lavorato all'analisi di migliaia di miti raccolti appunto da viaggiatori e esploratori e missionari molto prima di lui. Lévi-Strauss è un antropologo che per imporre il suo metodo ha bisogno di una mole sterminata di dati che non può raccogliere da solo. Quindi vedete, il modello che lui propone di ricerca non è quello di Malinowski, cioè la ricerca sul campo, no? In cui l'antropologo è il responsabile della produzione del suo dato. No, dice Lévi-Strauss, questo è sicuramente va fatto, si può fare, lui l'ha fatto molto poco in realtà, insomma. Però una parte importantissima della riflessione del pensiero antropologico è proprio questa capacità di, una volta sondato a livello etnografico e etnologico, cioè i quadri locali, è anche la capacità di individuare strutture appunto di livello antropologico, cioè universale a quel punto, che starebbero alla base, cioè che sarebbero una specie di messa in scena del modo in cui gli esseri umani possono pensare, sanno pensare. È un po' come se volete, un esercizio ginnico. Che cosa fa un esercizio ginnico quando uno fa flessioni, estensioni, addominali? Che cosa sta facendo? Qual è la funzione? Sì, certo, uno può dire appunto di tonificare quel muscolo, no? Ma prima di tutto è una specie di movimento finalizzato a mettere in scena le potenzialità di movimento del corpo, la ginnastica in questo senso, no? Oppure anche il balletto nella sua forma più astratta, se non è narrativo, diciamo, no? Il balletto sembrerebbe avere questa stessa capacità di interpretare lo strumento con cui lo si realizza. Ecco, il mito sarebbe qualcosa del genere per il pensiero. È una specie di messa in atto delle capacità di funzionamento del pensiero. Ovviamente Lévi-Strauss ha dovuto a quel punto elaborare una teoria del pensiero, e al punto che l'ha fatta diventare un quadro teorico ampiamente riconosciuto con il nome di strutturalismo. Lo strutturalismo era nato, diciamo, linguisticamente, diciamo, 50 anni prima di Lévi-Strauss, no? Con Ferdinand de Saussure, il grande linguista ginevrino, che aveva capito che i rapporti, cioè che per comprendere il significato all'interno della lingua, non ci si poteva concentrare sul rapporto tra nome e cosa. Il significato era dato nelle relazioni sintagmatiche e paradigmatiche che i nomi hanno. Sintagmatiche, dico, il cane morde la mela rossa. C'è un sintagma, no? In cui c'è un articolo, un soggetto, cane, un'azione, morde,
Là, un altro articolo, mela è l'oggetto e rossa è la qualità di questo oggetto. Questa è una relazione sintagmatica tra cane e mela, c'è cioè una relazione sintagmatica. Però uno potrebbe pensare anche alla relazione paradigmatica, perché al posto di cane potrei metterci lupo, potrei metterci gatto per certi versi. Cioè, quali sono? E al posto di mela potrei mettere pera o potrei mettere palla, al posto di rossa potrei mettere bianca, potrei mettere gialla. E quindi avrei una combinatoria per cui insieme al fatto che il cane morde la mela rossa, posso immaginare alla sensatezza della frase che il gatto mordicchia la palla gialla in un rapporto quindi paradigmatico. Ora, se ci fate caso, paradigmatico e sintagmatico sono anche le due forme della magia che ci aveva raccontato Fraser. La magia per contatto è di ordine sintagmatico, la magia per similitudine è di ordine paradigmatico, la magia, diciamo, orizzontale che si muove per similitudine istituisce una metafora, la magia che si muove per ordine paradigmatico istituisce una metonimia, cioè c'è tutta una serie di rapporti retorici che sembrano intrappolati in certe forme del pensiero magico-religioso. Vedete, come abbiamo visto questo stesso riaffiorare di una struttura di ordine retorico, ve l'avevo un po' accennato, no? Nella magia, nella forma specifica che acquisisce la magia, quindi la magia come una specie di malattia del linguaggio, o se non volete pensare in termini di malattia come una specie di inevitabile tic linguistico, pensate alle formule magiche, no? Questa capacità che ha la parola di convincersi di essere in grado di essere autosufficiente nell'agire. Che cos'è la formula magica? È la convinzione che il linguaggio, la parola, coincida con l'azione, con l'agire. Ecco, questa stessa cosa, questa stessa curiosa connessione tra linguaggio e forme del pensiero, in questo caso magico, magico-religioso, sembra emergere anche nella forma del mito. Allora, Lévi-Strauss dice in sostanza: il pensiero mitico è un pensiero che mette in atto se stesso, come? Attraverso una serie di opposizioni di ordine binario. E qui abbiamo. Era un figlio del suo tempo. Elabora la sua teoria appunto negli anni 40, diciamo nel Novecento, e poi che sono anche gli stessi anni in cui la cibernetica diventa una delle discipline del pensiero occidentali fondamentali, quella che, poi porte, che sta portando alla produzione dei calcolatori. Allora, il calcolatore funziona per pure ragioni così di funzione, appunto, di semplicità, secondo all'epoca, appunto adesso si cercano di fare gli elaboratori quantistici, che non hanno soltanto due stadi, ma l'unità minima di formazione è l'opposizione tra acceso e spento, 0, 1. Ora, questo che è una pura convenienza per cominciare a pensare come a organizzare macchine che possono fare dei calcoli rapidamente e autonomamente, cioè il calcolatore per quello nasce, no? Questo principio puramente empirico che serve per congegnare delle macchine funzionanti per la funzione che hanno, viene all'epoca tradotto in una sorta di principio del reale. Si dice che è la realtà che è fatta così, o perlomeno, dicono gli strutturalisti, è il nostro modo di pensare. Noi pensiamo per opposizioni binarie. Ok? E quindi il mito ci serve per trovare delle mediazioni gestibili, emotivamente oltre che cognitivamente,
per trovare delle mediazioni gestibili tra questi opposti che sentiamo invece come dati. Allora, come capite, c'è da una parte il fascino di questa concezione, e dall'altra parte perché ti consente di leggere un sacco di cose. Pensate, il principio strutturalista lo puoi applicare di fatto a tutto, lo puoi applicare all'architettura. Lo puoi dire che il modo in cui gli esseri umani organizzano lo spazio abitato, le case, è proprio puramente strutturale, strutturalista. C'è un alto, un basso, c'è un dentro e un fuori, no? C'è un davanti e un di dietro, c'è un sopra, c'è un sotto. E poi tutte queste opposizioni di base vengono articolate. O poi, non so, in base al colore, c'è il caldo, c'è il freddo, no? E così via. E potete pensare che questo modello si applichi a tutto il pensiero pensabile, quindi anche alle relazioni tra gli uomini, alle relazioni sociali. Secondo questo modello, gli esseri umani, secondo, diciamo, il principio strutturalista dell'organizzazione del pensiero mitico, gli esseri umani strutturano anche le loro organizzazioni sociali su opposizioni. Per quello Radcliffe Brown aveva potuto trovare un parallelismo tra alcune coppie animali e alcune forme dell'organizzazione sociale, la divisione in metà, per esempio. Per quello c'è la metà del falco e la metà della cornacchia, perché la stessa società è concepita in questo modo. E quindi, per concludere questa parte, il pensiero mitologico è un pensiero che si struttura secondo opposizioni che vengono individuate, o se volete proiettate, su un sistema, il mondo animale oppure il mondo delle piante, un ciclo mitico legato all'eroe culturale. Oppure ancora, che ne so, la costruzione delle costellazioni nel cielo notturno, la gerarchia tra gli astri, sole, luna e pianeti, e così via. Ci sono tanti, tanti spazi in cui le potete occupare, no? Allora, ma una volta individuate alcune relazioni, questi raggruppamenti di relazioni vengono riproiettati su un altro dominio. Quindi, se io ho individuato nel mondo animale una coppia di opposti complementari come il falco e la cornacchia, proietto questa stessa opposizione tra un predatore autosufficiente e un parassita, poniamo tra i mammiferi. E quindi chi è il corrispondente del falco e della cornacchia tra i mammiferi, dai carnivori? Uno potrebbe pensare, so, al leone e la iena, no? Lo sciacallo, un animale cacciatore e un altro animale che vive di carcasse. È facile questa opposizione. La cosa interessante è quando ci si sposta, che ne so, sul mondo vegetale. Potrei pensare a una pianta che fa le radici e i funghi che invece crescono su vegetali morti. Cioè, quindi il fungo sarebbe l'equivalente della iena o della cornacchia nel mondo delle piante. O se volete, che è lo stesso, la iena è un fungo tra gli animali, per esempio. Ma questo di nuovo si proietta anche sul piano sociale, sempre, sempre. Quindi ci saranno gruppi all'interno della nostra società,
o individui o clan o lignaggi che si comportano come il leone e magari prendono il loro partner andandoli a rubare da altri gruppi. E ci sono invece gruppi che non possono, non hanno la forza, diciamo, fisica, l'organizzazione militare e politica per gestire questi atti di predoneria e si accontentano magari di prendere dei partner scambiandoli con partner che loro invece danno in cambio. Vedete, c'è cioè una sorta di tipo diverso di relazione, non predatoria, ma simbiotica. Ecco, cioè quello che conta è che Lévi-Strauss, non autonomamente, ma utilizzando appunto quello che la linguistica e anche l'antropologia culturale avevano detto prima di lui, è riuscito a capire che il modo di pensare che si presenta nei sistemi mitico-rituali, perché poi non ci dimentichiamo che il mito, molto spesso, come ci ha insegnato Malinowski, è una giustificazione a mettere in atto alcuni comportamenti standardizzati che chiamiamo riti, insomma. Quindi è anche una sorta di libretto di istruzioni per l'azione, è una specie di programma, eh? Programma per l'azione. Ma quale che sia la funzione del mito, no? Quello che conta è che abbiamo capito che c'è una logica interna, c'è una sua forma di strutturazione, c'è che sicuramente dipende da come gli uomini pensano. Ora, io non credo che dobbiamo tenere ancora come valida l'immagine dell'uomo primitivo dipinto da Lévi-Strauss come una specie di dandy tutto intento a trovare simmetrie geometriche. Diciamo che le simmetrie ci sono, le somiglianze ci sono, le differenze ci sono, le sappiamo come esseri umani cogliere, ma non siamo così categoricamente scissi lungo un sistema, lungo sistemi di opposizione di tipo binario. Ecco, un po' questo, no? Io credo che bisognerebbe recuperare lo strutturalismo di Lévi-Strauss, perché poi è stato molto criticato, insomma, no? Di aver sostanzialmente pensato lui al posto dei popoli che diceva di indagare, insomma, no? È vero che c'è sicuramente una forte capacità degli esseri umani di individuare simmetria e regolarità, però noi sappiamo anche, e lo facciamo spessissimo, lavorare con una logica di ordine fuzzy, si dice fuzzy all'inglese, fuzzy vuol dire sfocato, no? Una logica sfocata che è fatta di rapporti non così nitidamente oppositivi. Cioè, quello che voglio dire è che si potrebbe provare a recuperare Lévi-Strauss e lo strutturalismo in una chiave che è quella che mi interessa in questo corso, che è una chiave ermeneutica, interpretativa. Cioè, molto spesso, e sono stati, molto spesso si sono contrapposti, appunto, Lévi-Strauss, che è il campione dello strutturalismo, e Clifford Geertz, di cui non abbiamo ancora detto niente in questo modulo, se non rapidissimamente, ma che invece è il campione dell'antropologia interpretativa o simbolica, anche detta, insomma, no? Di un approccio ermeneutico. Ora, io penso che non sia necessario scegliere uno o l'altro. Insieme i due
possono produrre una interpretazione, una lettura del pensiero simbolico in chiave religiosa particolarmente interessante, credo. Cioè, Lévi-Strauss, da una parte, ci fa capire che il modo di pensare, che poi chiamiamo mitico religioso, no? Oppure magico religioso, questo sistema di pensiero è profondamente radicato nella natura umana. Ecco, è un po' questo il punto, no? Cioè, poi lo vedremo parlando, citando Mircea Eliade, un grande storico delle religioni, no? Che nella sua introduzione alla storia delle religioni diceva questo: lui era convinto che il pensiero religioso non fosse, cioè la religione non fosse un momento nella storia della coscienza umana, ma fosse un elemento strutturante della coscienza umana, della natura umana. Vedete un po'. È un po' quello, insomma, Lévi-Strauss ci ha fatto capire quello. A un certo punto dice: con queste analisi, che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che il mito non parla di quell'eroe, non parla di quell'evento, non parla di quel fatto, di quella fondazione. Sì, ne parla, ma sono tutti esercizi ginnici per parlare di se stesso. Di se stesso di chi? E a un certo punto la risposta che dà Lévi-Strauss è interessante, perché lui parla, lui dice proprio l'esprit humain, è lo spirito umano. È stato molto criticato per questa postura, ma secondo me c'è una validità in quello che dice. Lui dice: nella mitologia non c'è il pensiero di un popolo, c'è il pensiero che pensa il pensare, ma il pensiero di chi? Perché se per capire come funziona un mito, diciamo, che ne so, dei Nambiquara, una popolazione amazzonica, devi fare un giro talmente complicato che ti riporta su in Mesoamerica, poi passi per gli indiani delle pianure, poi scendi per gli indiani della costa del nord-ovest e scendi ancora giù con tutta una serie di variazioni che ti riportano in giù di nuovo fino a Nambiquara. Hai fatto tutto il giro dell'America con una serie di metamorfosi, per cui prima era un maschio contrapposto a una femmina, poi diventa una femmina contrapposto a un maschio. Poi erano due di pari età, poi diventano uno più vecchio e uno più giovane, poi diventano uno più giovane e uno più vecchio. Poi erano due individui che diventano due gruppi, poi sono due gruppi che diventano due individui. Vedete, tutte trasformazioni, no? Alcuni erano cacciatori e contro i raccoglitori, poi gli altri diventano dei predatori, dei predoni contro degli schiavi. Tutte metamorfosi che si possono inseguire non dal punto di vista di una specifica identità culturale di un gruppo. Il gruppo ha parlato come se avesse detto una sillaba di una frase che è comprensibile soltanto se ti metti a seguire tutto questo sviluppo simmetrico che attraverso queste trasformazioni, queste mutazioni strutturali costituisce. Ma chi è che dice la frase? Dice Lévi-Strauss. A un certo punto gli hanno chiesto: ma questi quadri incredibilmente belli di simmetria. Lui elabora proprio un'idea di cristallo, no? Di cristallo proprio che sarebbe la macchina che produce queste opposizioni che si rifrangono in queste narrazioni mitologiche. Chi è che parla? A un certo punto dice: se io nella popolazione X ho una sillaba, nella popolazione Y ho un'altra sillaba e così via. Alla fine, certo, come in certi giochi enigmistici, viene fuori una frase dotata di senso. E normalmente la frase dotata di senso è qualcosa del tipo: la vita e la morte fanno parte come se, della nostra storia e bisogna trovare un modo per farle convivere. Ok, qualcosa di molto poco di più di questo normalmente, no? Che alla fine i miti ci dicono. Ma il problema è: chi è che lo dice? Sei tu che ti sei inventato come antropologo questi percorsi interpretativi, cercando proprio, andando a beccare i miti che per pura fantasia
fatalità possono avere, cioè, il nostro modo di ragionare, quello è insomma, no? Se sei kantiano o se sei relativista, alla fine lo sai che non ci sono più non ci sono infiniti modi di combinare il pensabile, ce ne sono di finiti e probabilmente se ti devi mettere a raccontare quello che è successo tanti anni fa, è probabile che sarà facile individuare dei collegamenti se sei convinto che l'esercizio di fondo del pensiero mitico sia quello di mettere in atto appunto proprio questi modelli di base del pensare. Quindi Lévi-Strauss ci ha spiegato che l'unico modo di cogliere il senso generale di quello che si dice in questa, nel pensiero mitopoietico, nel pensiero, è proprio il livello universale dello spirito umano. Io su quello sono disposto a dargli credito, cioè penso che tutti gli esseri umani, come animali strutturati in un modo che vedremo appunto nel seguito di questa lezione, ma soprattutto anche nella prossima, animali strutturati con un certo modo di essere animali, con alcune competenze e alcune mancanze, hanno bisogno di organizzarsi, quindi, secondo questi modi di pensiero. L'unica cosa, quindi, che io toglierei è proprio la rigidità delle contrapposizioni di ordine quasi logico-informatico. Lui, appunto, questi cristalli non sono cristalli. Il pensiero umano è molto più sfumato. Quindi riusciamo nei miti non troviamo soluzioni, non è che troviamo la mediazione tra questi opposti puri che non sappiamo come gestire, è proprio un esercizio del pensiero che distanzia queste cose che nella nostra vita sono spesso caotiche e le organizza cosmologicamente, cioè in maniera organizzata, strutturata, come riconoscibilmente distinte. Quindi non è il pensiero umano che lavora per distinzioni binarie inossidabili e che narrativamente cerca di trovare una mediazione. No, è l'essere umano che sa perfettamente che c'è un sacco di roba nel mondo che tende ad essere appiccicosa, se mi passate questa figura, questa immagine, no? Cioè tende a non essere chiara nella sua forma, ad essere caos, ad essere antistruttura, ad essere difficile da comprendere. E allora il pensiero mitico fa questo lavoro di scollamento di porzioni del reale, perché questo ci fa vivere, adesso lo vedremo passando direttamente al saggio di Clifford Geertz, ci fa vivere secondo un modo che è proprio degli esseri umani. Cioè, sto cercando di dire in maniera spero non troppo contorta che il pensiero religioso, come lo stiamo delineando, cioè un sistema di pensiero organizzato simbolicamente attorno ad alcune pratiche e ad alcuni giudizi sul mondo, ecco un po' quello, non è un di più, è uno dei modi fondamentali dell'essere umano. È una delle caratteristiche, e come vedete, non sto parlando di fede, non sto parlando di credenza, sto parlando di strutturazione del mondo in funzione significativa. E sto cercando finora di farvi vedere quanto i sistemi di pensiero organizzati attorno alla funzione simbolica abbiano un ruolo centrale nel produrre quell'organizzazione
del mondo che come animali non abbiamo incorporata, perché non abbiamo modelli di azione iscritti nel nostro sistema genetico, tali per cui possiamo relazionarci con il mondo meccanicamente sereni che le cose che faremo andranno al loro posto e saranno efficaci, esattamente come fa un'ape quando si affaccia sulla porta del suo alveare e comincia ad andare a bottinare. Cosa fa? Sicuramente ce l'ha un modello del mondo, lo deve avere un modello. Sa che cosa sta facendo, non lo so, ma lo sta facendo ragionevolmente bene? Assolutamente sì. Ha un modello per l'azione, sa come si va lì, sa come si raccoglie il polline, sa come si torna all'alveare e sa anche come si comunica alle compagne una serie di informazioni fondamentali. Quindi ha tutta una serie di... Ma dove ce le ha queste istruzioni? Ce le ha iscritte nel proprio corpo. È il codice genetico attivato secondo, diciamo, alcuni meccanismi epigenetici, perché basterebbe darle da mangiare la pappa reale per farla diventare regina e non ape operaia, e hanno lo stesso codice genetico, l'ape operaia e l'ape regina, però sono molto diverse, no? Fenotipicamente, ma comunque sia, hanno incorporato, non per modo di dire, dentro il loro corpo, dentro la loro natura, le istruzioni per agire. Invece gli esseri umani non ce l'hanno, non ce l'hanno, ma non è che ne possono fare a meno. Non è che possono vivere spontaneamente. Hanno bisogno di incorporare questi modelli per l'azione. Hanno bisogno di sapere come ci si veste la mattina, come si fa a prendere un autobus o come ci si iscrive a un corso universitario. Non sono competenze che abbiamo in natura. In natura siamo gli animali, appunto. Chi ha seguito il mio corso lo sa benissimo, insomma, no, siamo animali vittime dello sbadato Epimeteo, che non ci ha lasciato nessuno dei doni degli dèi. E a Prometeo è dovuto andare a rubare il fuoco, perché eravamo talmente miseri di dotazione che abbiamo bisogno di un surplus esterno, il fuoco, cioè la cultura. La cultura come modello di pensiero per capire il mondo e per agirci nel mondo. Quelle cose che le api e neanche le grandi scimmie, appunto, i nostri vicini, più vicini, hanno a un livello raffinato come il nostro e soprattutto necessario come il nostro. Ok? Quindi mi sto già avvicinando al saggio di Clifford Geertz, la religione come sistema culturale. Quindi, diciamo, la sintesi di questa prima parte potrebbe essere questa: la religione, o se volete il pensiero religioso, perché la religione implica anche una serie di azioni, di pratiche, no? Non soltanto di norme, di pensieri, di concetti, ma una serie di... Il pensiero religioso, diciamo, è una forma del pensiero simbolico, che adesso cercheremo di capire, è una forma, è un sistema di pensiero che si organizza attraverso la funzione simbolica e che non è un di più, un eccesso o uno strato ulteriore degli esseri umani. Gli esseri umani sono umani in quanto sono in grado di praticare questo tipo di pensiero simbolico. C'è chi lo riempie con il nome Dio. C'è chi lo riempie con il nome anima, c'è chi lo riempie con il nome mondo,
Ci sono tanti modi per riempirlo, questo pensiero simbolico, ma la religione è una forma peculiare, specifica, di questo modo di essere universalmente umano. Vediamo allora in che senso è una forma specifica, ok? E per farlo leggeremo con pazienza, con attenzione e con il dovuto rispetto un saggio di Clifford Geertz pubblicato nel 1966. Allora, l'ambizione del saggio è notevole, dato che si pone proprio il compito di ripensare il ruolo delle scienze sociali nell'analisi delle religioni. Vediamo con calma di cosa si tratta questo ripensamento. Di fatto, lo sforzo di questo saggio è veramente uno sforzo perché il saggio è denso e soprattutto per chi conosce il Geertz successivo, che è un Geertz anche un po' innamorato della sua qualità di scrittore, no? Un po' narciso, un po' un Geertz che non nasconde, insomma, di aver avuto come modello più Ernest Hemingway che Franz Boas, probabilmente, insomma, come scrittura, no? Che ama molto la dimensione estetica del suo lavoro, troverà un po' strano, un po' secco, un po' molto molto rigoroso questo saggio. Non mancano poi gli aspetti sempre gradevoli della sua scrittura appassionante, però fa un po' impressione leggerlo perché è molto per punti, è molto lineare lo sviluppo, o se volete è molto strutturato il testo, no? Quindi questo è un po' inconsueto per chi magari conosce il Geertz del decennio successivo o ancora di più degli anni Ottanta, che avrà preso coscienza della natura ermeneutica dell'antropologia culturale. Qui è ancora un Geertz impastato, diciamo, del pensiero sociologico di Talcott Parsons e di Searls, i suoi punti di riferimento, quelli con cui si era formato, diciamo. Allora, lo sforzo, vi dicevo, è quello di introdurre una concezione, non so, fenomenologico-semiotica, ecco, che la fenomenologia ricompare abbastanza insistentemente in questo saggio, Schulz con altri nomi, insomma, che superi, cioè si vorrebbe che questa concezione fenomenologico-semiotica, cioè che accetta che l'oggetto di studio dell'antropologia nei confronti della religione, quando studia la religione si deve mettere di fronte a un sistema di segni, ok? Che superi la terribile impasse che sembra attanagliare gli studi tutti protesi a capire la funzione della religione e poco interessati a comprenderne il senso. Questo, se volete, è il punto chiave, ve lo do subito all'inizio. Lui dice: smettiamola di pensare alla religione come una scatola nera di cui sondiamo le relazioni esterne. Come se poteste immaginare una scatola nera che si collega alla funzione economica, alla funzione politica, alla funzione, diciamo, dell'ordine costituito e così via. La religione, dice Geertz, è stata studiata moltissimo in questo senso. Ma come funzioni in sé? Dentro quella scatola nera, quali sono i meccanismi che la fanno funzionare poi di fuori, che la fanno collegare? Questo non è ancora chiaro, eh?
lo dice nel 1966, un saggio in questo senso veramente, veramente fondativo o rifondativo. E forse io lo dico sempre, relativo insuccesso, diciamo la relativa attenzione che ha avuto, sono una spia della sua forza, del fatto che è veramente provocatorio. Allora, per capire l'obiettivo profondo di questo testo, in cui già vi dicevo, no, si vede a malapena il posizionarsi di Geertz come pensatore ermeneutico, no? Visto che tutto ancora richiama un orizzonte più legato alla sociologia, dentro cui si era formato di fatto, o alla fenomenologia che cominciava a leggere. Bisogna partire, se vogliamo capire, bisogna partire dalle conclusioni. Dice a pagina 184. Lo sforzo dell'indagine antropologica, dice, deve essere duplice. Ecco, comincio la citazione. Dapprima un'analisi del sistema di significati incarnati nei simboli che formano la religione vera e propria, e quindi il collegamento di questo sistema ai processi sociali, culturali e psicologici. Due fasi, lo dice, no? L'indagine antropologica nello studiare la religione deve essere in due fasi, due momenti chiaramente distinti e anche cronologicamente distinti. Dapprima un'analisi del sistema di significati incarnati nei simboli che formano la religione vera e propria, cioè qual è il sistema dei simboli che fa sì che quel sistema di pensiero si possa chiamare religioso? Questa è la prima cosa da fare. Una volta chiarito questo, possiamo collegare questo sistema agli altri processi di ordine sociale, culturale e psicologico. Ok? Quel che conta in questa citazione, quindi, è la rigida impostazione anti-durkheimiana e, in seconda battuta, anti-malinowskiana. Allora, Émile Durkheim è un autore fondamentale per gli studi sulla religione, le sue forme elementari della vita religiosa, pubblicato nel 1912, è un libro imprescindibile. Ma è stato forse letto male, o forse lui stesso si è trovato nella condizione di imporre lo studio della religione soltanto nella sua dimensione funzionale. Alla fine, come è stato letto Durkheim? Durkheim è stato letto come l'autore che ha svelato che nella religione la società parla di se stessa. È una forma, la religione, di riflessività distorta della società su se stessa. Quindi vedete, la religione è un modo per la società produrre un senso di sé. Questo è il pensiero, diciamo, di fondo, no? E Malinowski, vi ricordate invece che cos'era la religione per Malinowski? La religione ciò che istituisce l'indiscutibile, la certezza, di fronte alla magia che invece ha sempre questa frenesia di azione concreta, di raggiungimento di un obiettivo, la religione ti dice che le cose stanno così, ti metti il cuore in pace, è una specie di assicurazione alla temperanza, alla rassegnazione,
all'inevitabilità del fatto che le cose stanno così. In entrambi i casi, vedete, quello che conta è la funzione esterna. Per Durkheim è la società che cerca uno strumento potente per sentirsi tale, e dall'altra parte è l'individuo smarrito che ha bisogno di appoggiarsi saldamente a qualcosa, e allora dice: credo che sì, le cose siano così. C'è una personalità autorevole che mi ha detto questa cosa, e quindi io penso che finalmente sono tranquillo. Sì, certo, poi c'è tutto il problema. Cioè, non cambia la morte, la vita, il dolore, non cambiano, però acquistano questa specie di ineluttabilità, e quindi tu ti rassegni. Ok? In genere, il lavoro di Geertz intende superare proprio questa concezione funzionale, per puntare più che altro al funzionamento. Scusate il gioco di parole, no? Funzionale, io guardo questo oggetto e vedo come è utilizzato nel campo più vasto. Invece il funzionamento è lo apro e vedo gli ingranaggi. È un po' come con un orologio, se voleste, no? Per chi ha seguito il mio modulo di un paio d'anni fa, insomma, parlavo proprio anche dell'orologio di mio nonno che indosso. Lo posso smontare per vedere come funziona. Poi posso parlare della funzione di quell'orologio nel contesto sociale, per cui l'operaio sa che con quell'orologio sarà obbediente, potrà rispettare gli orari di lavoro, no? Quindi c'è una funzione di organizzazione sociale dell'orologio. Ma come funziona l'orologio? Quali sono i meccanismi che fanno girare le lancette? È quello che sta cercando di dire Geertz. Cerchiamo di entrarci dentro prima di insistere così immediatamente sulle connessioni. Prima di connettere quindi il sistema religione a qualunque altra sfera sociale che si limiterebbe ad esprimere, e prima di spostare il focus dell'attenzione su altri settori sociali da cui dipenderebbe, è essenziale. Allora, è essenziale, questo è il punto di partenza di Geertz, è questo. È essenziale che la religione sia vista, direbbero i filosofi, iuxta propria principia, secondo la propria capacità di costituirsi prima di tutto come azione simbolica, strutturazione dello spazio che concettualmente occupa. È giusto, è necessario, anzi aggiungiamo, individuare le funzioni sociali e psicologiche dell'azione, no? Come Durkheim e Malinowski ci hanno ben spiegato, ma non possiamo farlo senza avere un modello adeguato del modo in cui funziona in quanto religione, non in quanto espressione della tenuta sociale, garanzia dell'autorità politica, strumento dello scambio economico o certezza della solidità psicologica degli individui. Prima di poter essere funzione, la religione ha un suo spazio strutturato e strutturante, ed è di quello che dobbiamo parlare se vogliamo argomentare scientificamente su di essa. Ok? Questo appunto è il punto che noi con cui noi ci confrontiamo in quanto aderenti alla prospettiva dell'antropologia culturale. Quel che ci manca è una riflessione scientifica, non sul modo in cui la religione è collegata, connessa, dipendente ad altre mille porzioni della vita umana, sia individuale, come sembrava preferire Malinowski, o collettiva, come invece insiste Durkheim, ma sul modo in cui la religione funzioni di per sé. Dice ancora Geertz, nella stessa pagina, sempre pagina 184, facendo riferimento sempre a questo duplice livello di analisi, no? Cioè
Cioè, ve lo ripeto, un'analisi del sistema dei significati e poi il collegamento di questo sistema ai processi sociali. Sentite queste parole che sono centrali. La mia insoddisfazione per tanta parte del lavoro che l'antropologia sociale contemporanea ha dedicato alla religione è dovuta non già al fatto che essa si interessa della seconda fase, cioè del collegamento di questo sistema ai processi sociali, psicologici e culturali, no? Non tanto che essa si interessa della seconda fase, ma che trascura la prima. Trascura la prima, che è un'analisi del sistema di significati incarnati nei simboli che formano la religione vera e propria. Capito? Una grammatica del simbolismo religioso. Come funziona? La grammatica ci manca della religione. Sappiamo tutto, come si può dire, della sociologia della religione, no? Di tutta la parte sociolinguistica, ti direbbero appunto. Ma senza conoscere la grammatica, sappiamo perfettamente chi la usa, in quali contesti, come ne parlano i grandi uomini potenti, come ne parlano gli uomini modesti, quali sono i contesti in cui si può usare, non si può usare, ma non sappiamo la grammatica di quella lingua. La mia insoddisfazione quindi non è tanto per il fatto che se ne studi la pragmatica, l'utilizzo, ma per il fatto che manchi una. Cioè, ma che si sia trascurata l'analisi interna della strutturazione simbolica del pensiero religioso. E così facendo dà per scontato quello che maggiormente necessita di delucidazione. Qui il punto centrale è la questione del materialismo. Va detta così. Il punto centrale è il fatto che un certo pensiero moderno contemporaneo ha messo una pietra sopra a questa grammatica interna del funzionamento del pensiero religioso, disinteressandosene, perché quello che aveva scoperto era la funzione, no? Politica, sociale, psicologica. E quindi si accontenta di quello. Una volta che ha dimostrato che è l'oppio dei popoli, e lo dico apposta intenzionalmente in maniera provocatoria, no? Una volta che ha dimostrato che è l'oppio dei popoli, non mi dice quali sono i recettori del cervello che quell'oppio andrebbe ad occupare. Perché? Perché è l'oppio dei popoli? Perché funziona così bene? Soltanto perché, cioè, il popolo è bue e i potenti sono perfidi? Beh, banale, insomma, no, cioè, non ci possiamo accontentare come studiosi, come scienziati sociali, di una banalizzazione di questo tipo, che riduce tutto al fatto che sarebbe una grande macchinazione, no, o macchinazione da parte del potente o di autoinganno da parte del debole, per starsene un po' meglio. Di nuovo, se ha ragione Malinowski, e effettivamente la religione riesce ad essere così rassicurante, no? Ti mette di fronte, come fa? Come fa ad esserlo? Perché mai una serie di racconti spesso strampalati, spesso difficili da giustificare dall'esterno, no? Spesso incomprensibili a chi non ne fa parte all'interno. Cosa vuol dire entrarci dentro? Ecco. E non stiamo parlando di credere, che è un'altra cosa ancora. Stiamo parlando di cosa vuol dire entrare dentro un sistema di religioso riconoscendone la grammatica, non la verità, il valore di verità degli enunciati, ma semplicemente essendo in grado di capire, non poi valutare, lo vedremo, ma di capire che cosa sta dicendo quella religione. Ok? Questo è l'obiettivo di questo saggio, e se volete io ne faccio anche l'obiettivo delle mie riflessioni poi personali di antropologo, insomma, no? Quello che mi interessa è proprio questo. Quindi il suo saggio, ma il suo lavoro in generale, si può dire, no? Conoscendo Kierth, è un tentativo di affrontare sul serio
la questione dell'elaborazione di una teoria adeguata per descrivere l'azione simbolica. Questo è quello che interessa a Kierz, l'azione simbolica, che vuol dire la dimensione simbolica dell'azione. Non è che ci sono azioni simboliche e azioni non simboliche, pratiche. Tutte le azioni hanno una componente simbolica. Ci sono poi azioni che associano, che incorporano questa azione simbolica in un'azione pratica. L'uccisione di un animale, il taglio del grano, l'uscita di casa per portare a passeggio il cane, un'azione di ordine pratico, e ci sono invece azioni in cui sembra prevalere la dimensione simbolica, no? Un gesto scaramantico, un rito propiziatorio, una cerimonia religiosa. Sembrerebbero non avere nessun'altra funzione se non se stessi, questi pattern, questi modelli di azione. Però non dimentichiamoci che per l'antropologia l'azione può anche essere pratica, ma è necessariamente simbolica, perché noi come esseri umani non possiamo percepire se non delle rappresentazioni attraverso i sensi o attraverso altre rappresentazioni di altri, non possiamo che rappresentarci e quindi strutturare secondo sistemi di pensiero simbolici, strutturare quello che ci arriva dai sensi e dalla rappresentazione altrui. Quindi è tutto necessariamente simbolico in questo senso, ok? E non abbiamo ancora tanti pezzi della grammatica dei sistemi simbolici, anche perché i sistemi simbolici tendono ad essere molto locali, molto idiosincratici, sono dialettali. Poi ci sono appunto grandi tentativi di standardizzazione, le religioni, per esempio, universalistiche, provano ad imporre su una scala globale la loro specifica grammatica simbolica. Ma il pensiero simbolico si condensa sempre a livello locale, quindi è difficile che la grammatica di un posto sia la grammatica di un altro, che una specifica strutturazione simbolica si ripresenti assolutamente identica altrove. Bisogna fare questo lavoro lento di ricostruzione delle regole della grammatica locale. E Geertz l'ha sempre fatto questo, l'ha fatto con l'arte come sistema culturale, con il senso comune come sistema culturale, con l'ideologia come sistema culturale, con il combattimento di galli verso una teoria interpretativa della cultura e con tutto quello che ha analizzato nel corso della sua lunga carriera intellettuale. Cioè lo sforzo di comprendere. In questo senso molto vicino a quello di Lévi-Strauss, no? Lévi-Strauss cerca di capire gli elementi di base, ma mentre Lévi-Strauss utilizza una specie di grammatica meccanica fatta per opposizioni, Geertz fa lo stesso lavoro, ma dice: ma guarda, non è vero, gli uomini molto spesso tra nero e bianco ci mettono tutta una serie di sfumature di grigio e lo sanno che il reale è fatto di quello. E quindi, se nel mito magari possono esasperare queste contrapposizioni, nelle strutturazioni rituali o nella vita quotidiana, nelle pratiche di culto, mettono in gioco grammatiche molto più complicate, molto più idiosincratiche, che vanno analizzate non con un modello cibernetico bianco-nero 0-1, sì-no, ma con un modello ermeneutico di lento sbrogliamento del significato di quel contesto specifico. A volte più consapevolmente, a volte meno, Geertz ha sempre perseguito questo disegno. E questo saggio costituisce forse uno spartiacque, scritto ancora dentro il linguaggio dell'antropologia, diciamo, culturale americana, ma che aveva un'attenzione, una predilezione per la struttura sociale, per esempio, ma tutto proteso invece per contenuti ed epistemologia verso quell'antropologia pienamente interpretativa che Geertz svilupperà di lì in avanti. Ok? Quindi siamo di fronte
a un autore che si pone veramente un compito titanico, che possiamo riassumere così. Finora abbiamo detto delle cose molto importanti sulla religione, ma abbiamo lavorato di più sugli agganci, su come questo oggetto, con i suoi rostri, quasi che fosse una specie di coronavirus, si agganciasse ad altre strutture cellulari. Ma non abbiamo guardato dentro, siamo poco interessati nel funzionamento interno della sua strutturazione. Allora, dopo aver posto rapidamente i suoi quattro, diciamo, autori di riferimento, Durkheim, Max Weber, Freud e Malinowski, ognuno, diciamo, con un tema specifico, adesso lo vediamo, il lavoro parte con una definizione rigorosamente weberiana di cultura, in cui già si intravedono i primi rudimenti della semiotica. Allora, riprendiamo i quattro autori di riferimento. Sostanzialmente all'inizio dice: la cosa curiosa, se si guarda quello che si è fatto, siamo nel 1966, ok? Kirst ha iniziato a studiare come dottorando dopo la seconda guerra mondiale perché aveva beneficiato della legge sui GI, cioè quelli che erano partiti per la guerra senza potersi iscrivere all'università. Una volta rientrati dalla guerra, avevano la possibilità di iscrivere in qualsiasi università e le tasse le pagava lo Stato, una cosa molto preziosa. Sapete, in un sistema universitario in cui le università pubbliche sono poche in confronto alla disponibilità che c'è di università private, e qui si pagano delle rette veramente sostanziose. Quindi c'è stata tutta una generazione come quella di Goetz che ha potuto studiare, cioè senza avere tanti problemi di ordine, diciamo, economico. E quindi lui ha iniziato a studiare dal 1946 in avanti e dice: ma guarda che strano, se io guardo le cose che sono venute fuori sullo studio della religione in questi 20 anni, in cui io sono stato studente, prima BA in letteratura, poi dottorando, poi dottorato in antropologia, poi ho iniziato a lavorare e poi sono diventato professore di antropologia. Se vedo quello che hanno fatto appunto a inizio del tra fine 800 e inizio 900, wow, lì sì che hanno veramente messo delle basi potenti. Che base hanno messo? Durkheim ha elaborato il concetto di sacro. Una teoria, una definizione rigorosa: il sacro cos'è? Ciò che è separato. Fine. Su questo perno, cioè, ci costruisce le sue forme elementari della vita religiosa. Quindi un sistema molto interessante di riflessione sul rapporto tra religione e società. Ve l'ho detto, insomma, poco dentro il funzionamento della religione, ma molto importante questo collegamento. Quindi Max Weber ci ha spiegato il concetto di Verstehen, cioè la necessità di giungere a un'interpretazione, a una comprensione del punto di vista dell'altro. Non possiamo limitarci a guardare da fuori i nostri oggetti di studio, se siamo scienziati sociali, abbiamo bisogno di entrare dentro, attraverso appunto questa capacità interpretativa. Freud ci ha messo in rapporto, dice Geertz, alcune ritualità che consideriamo nevrotiche con le forme della ritualità invece intrinsecamente religiosa. Quindi ci ha fatto capire il rapporto tra individuo e società per quanto concerne la necessità di avere una forma strutturata del senso dell'azione sociale. L'individuo la nevrotizza, la società la ritualizza. È Malinowski che ha invece insistito moltissimo con il senso comune. Vi ricordo, abbiamo già detto un po' questa cosa. Il senso comune è fondamento universale, diciamo, del dubbio e dello scacco, a cui corrispondono la religione, il dubbio ti dà la certezza, e lo scacco, provi a reagire con la magia, no? Quindi religione e magia sono il contraltare del senso comune, che è questa capacità invece di relazionarsi empiricamente con il mondo.
Allora, stiamo finendo il tempo, allora finiamo così. Finiamo leggendo la definizione che Geertz ci dà sul del concetto di cultura. Poi dice, allora, io come antropologo delle religioni mi porto con me il concetto di sacro, mi porto con me la metodologia weberiana del Verstehen, mi porto il parallelo di Freud tra i rituali personali e quelli collettivi e le indagini di Malinowski sulla distinzione tra religione e senso comune. Ok? Cioè, la religione non è senso comune, diciamo, ecco. Io mi porto queste cose qua, poi le modificherò, le adatterò, ma sono questi gli ingredienti con cui impasterò la roba. E qual è l'acqua di questo impasto? È il concetto antropologico di cultura. Definito qui, chi ha seguito il mio corso di antropologia culturale sa già, lo riconoscerà, perché insomma non è, diciamo, quello della rete, l'uomo intrappolato in una rete di significato che egli stesso ha tessuto, ma si capisce che è lo stesso, diciamo, è meno visionaria, ma è parimenti semiotica. In ogni caso, il concetto di cultura a cui aderisco non ha né una molteplicità di referenti multipli, né, per quanto posso vedere, alcuna insolita ambiguità. Eccola qua, denota, il concetto di cultura denota una struttura di significati trasmessa storicamente, incarnati in simboli, un sistema di concezioni ereditate, espresse in forme simboliche per mezzo di cui gli uomini comunicano, perpetuano e sviluppano la loro conoscenza e i loro atteggiamenti verso la vita. Che è la concezione semiotica o simbolica di cultura. La cultura è prima di tutto un insieme strutturato di simboli. Ok? Prendiamoci qua, adesso vedremo come questo armamentario gli consente di riflettere su come la religione sia un sistema in cui i simboli, in questo caso simboli religiosi, sintetizzano il rapporto tra sistemi di giudizio e sistemi razionali, i sistemi valoriali, l'ethos. Invece i sistemi conoscitivi, il cosmos. Quindi partiremo da qui la prossima volta. La simbologia religiosa è un campo di mediazione tra ethos e cosmos. E devo finire qui. Ci sono commenti, punti, riferimenti. Io ho 2 o 3 minuti, non di più, perché poi ho un'altra lezione. Che mi inizia e quindi resto, ovviamente non mi aspetto che sia tutto chiaro, spero che abbiate preso intanto le linee guida, insomma, soprattutto mi interessava riflettere con voi questo appuntamento su quanto di nuovo il pensiero religioso a cui ci stiamo avvicinando sia una forma del pensiero simbolico, quanto questo pensiero simbolico abbiamo capito da Lévi-Strauss sia strutturato, sia veramente un sistema organizzato. Ci stiamo avvicinando con Geertz all'idea che questa strutturazione non è di tipo meccanico, è molto più sottile. Prego. Sì. Scatola nera, ma non i meccanismi interni, i simboli significanti, eccetera. Mi pare che lui si stia, diciamo, stia un pochettino attaccando più gli antropologi che i filosofi, perché mi pare che i filosofi della religione questo percorso lo avevano già fatto prima. Assolutamente, assolutamente. Diciamo, cioè, poi filosofia delle religioni è una concezione, è un concetto abbastanza strano, insomma, che esiste di fatto quasi solo in quei paesi come l'Italia, in cui la teologia
non ha avuto uno spazio nel sistema dell'educazione pubblica, no? Essendo stato, diciamo, demandato alle istituzioni religiose. E quindi, invece di chiamarli teologi, si chiamano filosofi della religione, diciamo. Ecco, è un po' quello il paradosso. Quindi ci mancherebbe altro, molto spesso, appunto, però i filosofi della religione, molto spesso in Italia, sono, diciamo, persone che hanno una condivisione specifica con alcuni sistemi religiosi specifici, no? È un po', cioè, questo è il paradosso, che non c'è lui ce l'ha non tanto con gli antropologi contrapposto ai filosofi della religione, ce l'ha con i laici, con quelli, con, tra virgolette, con i non credenti. Cioè, perché è ovvio che un credente non ha problemi a parlarti dei meccanismi di funzionamento del sistema a cui lui stesso partecipa, non lo vede da dentro, e lui parla da non credente, parla ai suoi, diciamo, confratelli non credenti, dicendo: guardate che non possiamo rimanere fuori e, come dire, demandare la spiegazione dei meccanismi interni della religione soltanto a quelli che ne fanno parte in quanto credenti. E questo è un po' il suo punto, chiaro? Perfetto, niente, allora ci possiamo salutare qui, credo. Ci vediamo mercoledì, sempre alle 16, sempre alla stessa ora come oggi, per proseguire con calma, come dicevo, perché è un testo. Se potete intanto magari leggere il primo, il secondo e il terzo paragrafo, o diciamo fino a pagina 148, ecco, più o meno, ecco. Se potete, potrebbe essere un buon aiuto per seguire più comodamente la prossima lezione. Va bene? Arrivederci a tutti. Allora Arrivederci. arrivederci, ci sentiamo a mercoledì prossimo, allora. Arrivederci. Ciao.